Valentina Reghetti oggi non sembrava davvero un esordiente al mondiale. Ma come ho già detto, cioè all'inizio insomma la tensione si sentiva parecchio, anche perché ieri è stata una specie di partita a rodaggio. Oggi si è entrato veramente nel vero mondiale, quindi insomma all'inizio mi tremava le gambe, poi insieme alla squadra sono riuscita a prendere una gran fiducia. Era una partita molto difficile, non siamo state brillanti. Anche oggi non siamo stati brillanti, però quel qualcosa in più, quel cuore per spuntarla alla fine, cioè, l'abbiamo strappata coi denti sta partita, e questo è stato bello, bello. Di fronte non è che c'era una squadra qualsiasi, la squadra vice campione d'Europa, che non ha mollato mai, è partita sempre in vantaggio in tutti i set, e alla fine però si è dovuta inchinare l'Italia. Sembra di sì. Che cos'è stato secondo te il momento decisivo in cui avete fatto il salto di qualità? Ma come penso dal secondo set in poi è sempre stata una partita giocata fino all'ultimo punto, cioè all'inizio non difendevamo, non facevamo il contrattacco, e quindi era difficile giocare così contro un'Olanda che tira su qualsiasi cosa. Poi abbiamo iniziato a difendere, a mettere giù la palla che conta, e siamo state più brave noi. Nel tie break esaltante, anche lì partenza a rallentatore e poi qualche punto decisivo. Sì, anche il tie break è stato così, però insomma alla fine il tie break è sempre stato lì, poi abbiamo preso il via e l'abbiamo lasciato un po' indietro.